abbiamo immediatamente, per l'immediato, ottenuto la disponibilità a rafforzare per i servizi ordinari tutti i controlli sul territorio. Noi devo dire che settimanalmente riceviamo dalla questura di Trapani tutti gli ordini di servizio che riguarda le aree sensibili, che non sono soltanto quelli della Movida, un territorio vasto come Marsala, ve ne sono tantissimi, dove saranno impiegati costantemente con un potenziamento a seguito anche di quanto accaduto nei giorni scorsi dei servizi ordinari stessi, avvalendosi anche di gruppi speciali per la prevenzione del crimine, sia della polizia che dei carabinieri. Abbiamo avuto anche rassicurazioni per quanto riguarda, diciamo, un lavoro da coordinare con la prospettiva, speriamo anche in tempi brevi, di un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine della nostra città. E poi ho assunto degli impegni dopo un'approfondita discussione con la Giunta, a seguito anche del lavoro che abbiamo fatto per assicurare con gli stagionali una presenza fino alle 1 di notte dei nostri vigili stagionali, che nel passato non esisteva come servizio, collegato fra l'altro al coordinamento dei servizi integrati della Questura. Abbiamo anche fatto in modo di poter assicurare anche degli interventi specifici. Stiamo lavorando a dei provvedimenti che consentiranno un migliore monitoraggio di quello che è il fenomeno dell'immigrazione nella nostra città, in particolare riferimento alle comunità, ai centri di accoglienza e alle locazioni che ci sono nel nostro territorio da parte di privati, di immobili dove spesso e volentieri si concentra un numero elevato di immigrati. Ora, per la responsabilità di pochi soggetti violenti non si può far passare un messaggio negativo nei confronti di tutti gli immigrati. Ce ne sono tantissimi che lavorano, che sono integrati, che fanno, diciamo, che si comportano da cittadini responsabili. Ce ne sono purtroppo altri, come quelli dell'altra sera, su cui però si è registrato, devo dire, perché questo messaggio mi preme precisarlo, non è passato. C'è stato un tempestivo intervento dei carabinieri, della polizia, che hanno immediatamente ripristinato l'ordine e permesso di poter assicurare il massimo della salvaguardia della sicurezza in quel territorio dove vi sono stati questi gesti che hanno alimentato violenza nel nostro territorio.